In un anno un chilo di pane costa 40 centesimi in più. Oggi si attesta sui 2,65 euro, secondo i dati dell'Ufficio Statistica del Comune di Cuneo. I generi di prima necessità, quelli dei quali proprio non si può fare a meno, sono in aumento. Calano invece i prezzi di computer, telefonini, lettori musicali e altro materiale tecnologico. Un navigatore satellitare, 2 anni fa, costava 206 euro, oggi 170, mentre il pane è passato da 2,21 euro al chilo di gennaio 2010 a 2,37 euro dello scorso anno, fino ai 2,65 euro del primo mese di quest'anno. Andamento analogo per il riso, il sale e lo zucchero. Dall'altra, denunciano i pensionati della CISL, le pensioni hanno perso il 45% del potere d'acquisto. In provincia di Cuneo ci sono 145.000 pensionati che vivono con meno di 500 euro al mese. Sono soprattutto donne. Per uscire da questa situazione, secondo il sindacato che rappresenta la maggior parte dei pensionati cunesi, servono due azioni. Prima la rivalutazione delle pensioni, che veramente le pensioni sostituiscano l'aumento del potere del costo della vita, quindi in qualche misura lo recuperino. Il secondo aspetto, una seria riforma fiscale che dia la possibilità anche ai pensionati di salvaguardare il potere d'acquisto. Molte famiglie si stanno invece sempre di più rivolgendo ai gruppi d'acquisto comuni, fanno ordini cumulativi per comprare grandi quantità di prodotti e pagarli meno. Quanto risparmia una famiglia che aderisce al vostro gruppo d'acquisto? Allora, sui pannolini sicuramente il risparmio è veramente notevole, perché andando direttamente dalla fabbrica e riuscendo ad ordinare anche dei quantitativi notevoli, riusciamo ad avere degli sconti decisamente elevati. Mediamente siamo almeno di un 50% abbondante, forse anche di più. Sugli alimentari siamo anche lì, ad esempio sulla pasta penso che siamo su un 20-30%, su altri articoli anche di meno, abbiamo il caffè ad esempio, che forse siamo anche lì su un 40-50% di risparmio. Come si fa ad aderire al gruppo? Allora, il gruppo si appoggia all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. L'Associazione Famiglie Numerose prevede la possibilità di associarsi a qualsiasi famiglia, non ha importanza se ha più di 3 figli, come socio sostenitore. Questo ci dà la possibilità di poter offrire anche il servizio del gruppo d'acquisto alle famiglie che hanno meno di 3 figli. In calo il prezzo degli abiti, ma la vera mazzata arriva dai carburanti. In 2 anni il gasolio è aumentato del 46,8%, la benzina del 38,95%.